E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi, come vedete, siamo ancora qua per fare un video unboxing. Mi sto preparando per fare il viaggio che farò, che partirò dopodomani, quindi penso che questo video lo vedrete mentre sono ancora in viaggio. E niente, andrò ad aprire il primo questo un pacco di questi due. Partiamo con il primo pacco, questo qua. Io penso ok, allora ho fatto arrivare un paio di cose che dovrebbero servirmi per il viaggio. Una è questa, che diciamo sono dei laccetti, quelli per ad esempio fissare le biciclette al portabici sulle macchine, ad esempio, che si usano per quello, però io le userò per altro. Per fissare una borsettina sopra le borse laterali, vedremo se riuscirò a farlo, ma credo di sì. Queste qua sono belle forti, dovrebbe andare bene questo laccettino. Non so se vi può interessare anche voi una cosa così. Magari vi farò vedere il video dove andrò a allestire la moto per il viaggio, magari più avanti, dopo tutti i video, nel mentre magari farò i video del viaggio, magari metterò dei video infrasettimanali su queste cose, come prepararsi per il viaggio, tutte queste cose qua. Quindi uno, un pacchettino è questo, e l'altro è una cosa secondo me interessante. L'ho trovata, trovato una promozione flash. Io vi invito anche magari ad iscrivervi al canale Telegram, qui link in descrizione qua sotto, per magari quando trovo delle offerte particolari ve le linko su questo canale. E questo, ragazzi, che ho preso è un mini compressore portatile. L'ho voluto prendere appunto per i viaggi. E penso che un mini compressore così possa anche andare bene, non so, in caso di forature, in caso comunque si necessiti di un compressore al volo, avere una cosa così piccola in borsa comunque con sé non è una cosa malvagia. Qua nella confezione c'è anche una sacchettina dove poterlo riporre. In più dovremmo avere tutti i vari spinotti, ok, questo qua penso sia per la bicicletta. Poi, e qua abbiamo i vari attacchi. Qua segnala i bar, si accende premendo questo. Allora, qua c'è un interruttore dove si va a accendere appunto il compressore, invece con questo si accende appunto il gonfiaggio, così si gonfia la ruota. Adesso magari andrò a provarlo con una gomma delle mie. Proviamolo, proviamolo ragazzi. Mi segna anche i bar, guardate, non so se si vedete qualcosa qua, mi segna i bar, che adesso la moto è già a 2,25, io quella davanti la gonfio a 2,30. Schiacciando questo va a 2,30. Ok, vedete? Era già comunque abbastanza gonfia. Però vedete che da 2,25 l'ha portata a 2,30. Quindi, ricapitolando, questo mini compressore portatile, abbiamo
Abbiamo qua il tasto di accensione e spegnimento. Vedete, qua si accende il nostro display ed è pronto per fare il suo lavoro. Qua c'è il pulsante che permette di far avviare il compressore, così, che esce l'aria. Ok. Inoltre c'è un tastino che ci permette di azionare, diciamo, accendere questa luce che secondo me nei momenti in cui magari foriamo una gomma, sia della macchina che della moto, magari di notte, possiamo utilizzare questa per vederci meglio. Quindi, che dire, un prodottino interessante che potrebbe essere molto utile in caso di forature. Averlo dietro comunque non costa neanche più di tanto, cioè non c'è solo questo modello qua, io vi metterò il link di questo modello qua, ma ci sono tanti altri modelli di compressori portatili, se volete dare un occhio comunque io vi metto qua questo qua. Guardando sul sito, guardando su Amazon, quello che dicono è che comunque con una carica intera può garantirci 8 gonfiaggi, diciamo, della gomma di una moto, e quindi comunque ha una potenza sicuramente limitata, non è che possiamo sfruttarlo al 100%, cioè sfruttarlo per sempre, bisogna ricaricarlo, quindi che altro dirvi? Comunque c'ha questa borsettina qua che avevo fatto vedere all'inizio, molto utile per portarlo in viaggio. Il prodotto non è neanche molto grande. C'ha inoltre anche va altri vari attacchi. Qua ci sono dei tubicini, c'è quello per gonfiare i palloni e vari altri attacchi. Niente, prodotto interessante. Comunque ormai la tecnologia viene incontro alle esigenze di noi che viaggiamo in moto, ma anche a chi va in macchina, piuttosto di star lì a prendere il kit, che è sempre una... Sapete come me che usare il kit, attaccarlo alla batteria, attaccarlo di qua, attaccarlo di là è sempre un po' una cavolata. Invece con questa cosa qua ci permette di gonfiare comunque anche in caso di esigenze, ci permette di gonfiare anche la ruota di una macchina. Quindi niente ragazzi, io per questo video direi che è tutto, un breve video per mostrarvi questa cosa qua e grazie ancora. Ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale se volete seguire il mio Giro d'Italia che partirà fra poco. E quindi, ragazzi, grazie ancora di tutto. Stiamo diventando davvero tanti. Non so, spero di essere già arrivato a quota 300, quanto guardereste questo video, che siamo in questo momento a 299. Stiamo crescendo piano piano, io vi ringrazio sempre della fiducia e ciao ciao!